benissimo, viviamo nell'era dell'immagine, che non è solo quella presente sulle tante piattaforme social e sulla televisione, ma anche quella della vita reale. Immagine è un po' tutto, è un termine ovviamente molto ampio che può essere declinato in moltissimi campi. Quello che però mi preme forse sottolineare in questo contesto, cioè quello legato al personal branding, è che l'immagine fa sempre riferimento a una prima impressione, no? Fa riferimento alla vista, alla visione, ma anche a tanti altri sensi che vengono coinvolti quando entriamo in relazione con una persona, sia in una maniera non mediata, quindi fisicamente face to face, sia in una maniera mediata, il famoso screen to face, che del quale oggi abusiamo un po' forse tutti quanti. Conta assolutamente, ci sono tutta una serie di teorie psicologiche che lo sostengono e lo dimostrano, la prima impressione conta moltissimo ed è molto difficile scardinare la prima impressione che a ragione o a torto ognuno di noi si fa, non solo delle persone ma anche di un servizio, di un'azienda, di un prodotto, eccetera. Per cui non è tanto il tema dell'immagine ma il tema dell'impressione che tale immagine suscita nel singolo o nella persona. Una figura estremamente ricercata dalle agenzie del personale, dalle aziende ai giorni d'oggi, perché è la persona che all'interno di un'azienda, tipicamente un brand reputation manager lavora all'interno dell'azienda, si occupa della gestione del brand di questa azienda. Che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto andare a sfruttare tutti gli strumenti che le nuove tecnologie digitali ci mettono a supporto per misurare, verificare qual è la reputazione dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi. Cosa vuol dire la reputazione? In soldone, quello che la gente dice di quel prodotto, di quel servizio. Il brand reputation manager quindi fa una prima attività di catalogazione, di assessment, di verifica della situazione, per cui andando a leggersi tutti i social, ci sono strumenti molto raffinati che aiutano in questo processo, vanno a leggere che cosa si dice, vanno a capire che cosa si racconta nei contesti di riferimento, dove si raccolgono i pubblici di riferimento del prodotto, del servizio, vengono sistematizzati in qualche modo e poi dopo inizia il lavoro bello, un lavoro più raffinato, un po' più psicologico, di analisi di questo brand, che ovviamente prende in considerazione test, teorie, strumenti particolari per misurarlo e verificare se effettivamente quello che dice la gente, la reputazione che emerge dalla rete e dalla vita reale è in effetti congruente con quello, con l'immagine e con i valori che l'azienda vuole sostenere e diffondere. Se questo non è, a volte lo è, a volte non lo è, il brand reputation manager può suggerire, ed è bene che lo faccia, dei miglioramenti e quindi magari, faccio un esempio, lavorare con l'ufficio marketing o con l'ufficio comunicazione per impostare una strategia di content marketing che si declini sulla pubblicazione di una serie di reel su Instagram, dove si va a lavorare su un certo valore, un certo concetto, si va a fare una nuova proposta di valore che rettifichi o guidi in qualche modo il pensiero che gli utenti si formano e quindi con un impatto sulla reputazione poi dell'azienda, del prodotto, del servizio. Questo per quanto riguarda l'azienda. Quando si parla di persone singole, invece, quindi personal, si spinge un po' di più sulla parola personal, è un po' diverso. Personal branding ci vuole l'autenticità e quindi il miglior personal brander di noi stessi siamo di nuovo noi stessi. L'esempio che racconto sempre: Chiara Ferragni se li gestisce lei i suoi profili, la user, la password ce l'ha lei e se li gestisce lei. Poi però magari affida a qualcun altro la misurazione della sua reputazione, quella che poi arriva a far dire che un suo post sponsorizzato costa 15-20 mila euro, per cui tutto il lavoro che c'è dopo, quindi il verificare quanti sono i follower, qual è l'engagement rate, quanto interagiscono, se gli hashtag funzionano, se insomma tutto l'apparato che sta intorno a ciò che lei pubblica, è
efficace più o meno per la sua campagna, e quindi vengono filtrati poi anche dei numeri, no? Questo poi si traduce in numeri che sostengono ovviamente la sua attività professionale, e quindi magari quella parte poi viene delegata ad altri. È sempre un brand reputation manager, però la sua reputazione, se la gestisce il suo brand, lei per esempio se li gestisce da soli, e direi in maniera assolutamente egregia e di successo. Del mio volume, un approccio diverso al personal branding, per cui non un approccio legato al marketing di prodotto e quindi alla massificazione, ma un approccio che tenta a scovare e valorizzare l'unicità di ognuno di noi, in un percorso che non vuole essere quello di imbonire le persone, convincerle di qualcosa che non è, ma anzi è un processo personale trasformativo, di trasformazione, che ovviamente che tende e porta a una percezione di qualità della vita migliore, a un meglio, migliore benessere con noi stessi, per cui è proprio più un processo trasformativo, ecco, che poi ha anche delle ricadute ovviamente in termini di visibilità, reputazione e tutto il resto. Una tesi di successo ce ne sono tante, ce ne sono tantissime, e sono tutte estremamente affascinanti. Molti brand di successo, nel libro ho citato Coca-Cola e lo spot natalizio che ogni anno Coca-Cola ci propone, con una costruzione della storia molto particolare che va a incitare e a suggerire dei valori fondanti per Coca-Cola. La famiglia, la convivialità. Il mio brand preferito, tuttavia, è peraltro in questi giorni estremamente attuale, quello legato alla regina Elisabetta. Sicuramente costruito, aiutato nella costruzione, ma che si è esplicitato negli anni non solo nei suoi abiti colorati, nei suoi rossetti, nelle borsette di Armstrong, negli occhiali che indossa, ma sotto moltissimi altri profili. Lei era una persona estremamente riconoscibile non solo perché era la regina d'Inghilterra, ma perché era la rappresentante della monarchia, un concetto un po' desueto al giorno d'oggi, mentre invece estremamente vissuto e sentito non solo in Inghilterra. Gli ultimi sondaggi danno la monarchia a valori oltre l'80%, l'apprezzamento della monarchia da parte del popolo inglese, ma qual è il punto? Che la regina Elisabetta ancora oggi muove intorno a sé, ovviamente in aumento dopo la sua morte, muove intorno a sé qualcosa come 6-7 miliardi di sterline in merchandising, qualcosa che eccede il PIL di moltissimi paesi del nostro mondo, solo intorno alla sua figura, cioè il che vuol dire la penna con la sua figura, la tazza con la sua faccia, la statuetta che muove la manina, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una ricaduta economica che impatta fortissimamente sulla sussistenza stessa del Regno Unito. Però la regina Elisabetta, un esempio di un brand, lei trasmette anche da morta tutta una serie di valori legati alla famiglia, legati all'impegno, legati alla trasparenza, legati al riservo. Ho letto molto recentemente che lei è sempre stata abbastanza una grafomane, ha tenuto da quando era bambina dei diari. Tutte le sere scriveva almeno una pagina di diario, peraltro il valore psicologico del diario è altissimo e impatta su tantissimi aspetti della costruzione della nostra personalità. Il potere taumaturgico del diario è molto importante, il mettere su carta i propri pensieri, le proprie aspettative. Il potere della scrittura è molto forte, è liberatorio, rinforza la memoria, aiuta moltissimo anche in un percorso di personal branding, ci aiuta a fare un po' sempre il punto della situazione, capire dove siamo, dove vogliamo andare, di quali strumenti ci vogliamo dotare. È uno strumento di cui è bene attrezzarci, da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi del personal branding, imparare l'abitudine a tenere traccia, con l'obiettivo non di autoflagellarci, ma di migliorare, di capire che cosa ci fa stare bene e quindi progredire nel percorso della costruzione del nostro brand personale.